Allora, ci troviamo a Piazza della Repubblica, caro Giorgio. Sì, mi signore. Aspettavo molta, molta più gente. Ma no, questo no, ma è anche la giornata. Ci fa capire però che quando ci sono cose serie, l'italiano sì, non risponde mai. Vabbè, sì, l'italiano fugge, rifugge. Io vorrei inquadrarti tutto il cappellino, però c'è una sigla che mi fa venire volta a stomaco. Quindi non possiamo levare la sigla. Non la voglio manco inquadrare. Sì, non possiamo levare va la bene. Sigla. Ma allora, oggi siamo opportuno. Qui a Piazza della Repubblica, mi fa un bel giro per manifestare contro il TTIP. Tu cosa hai da dirci? Allora, colgo l'occasione che siamo qui, nel pieno di questa manifestazione che piano piano va orientandosi verso ovviamente i luoghi dove deve svolgersi il corteo, e siamo interessati a far leggere ai nostri amici delle considerazioni che ritengo validissime. Allora, queste considerazioni le riprendiamo dall'ultimo numero di Punto Zero, rivista diretta da Tom Bosco. Allora, leggiamo l'editoriale di Tom Bosco, perché lo trovo estremamente interessante. Attenzione, non solo è interessante, ma coincide esattamente con quello che noi pensiamo. Mi riesce sempre più difficile ricavare un senso compiuto da tutto quello che sta accadendo nel mondo. Al momento di scrivere queste righe, le vicende umane che stanno caratterizzando la storia della nostra specie su questo meraviglioso pianeta hanno preso una deriva imprevedibile, e questo potrebbe essere interpretato come un segnale assai positivo. Sembra che i programmi che qualcuno, attenzione, aveva in serbo per noi non stiano procedendo nei tempi e nei modi previsti dai promotori di un nuovo ordine mondiale. È verissimo, noi l'abbiamo sostenuto più di una volta e ci fa piacere che l'abbia sostenuto anche Tom Bosco, che spesso ha dimostrato il suo pessimismo da questo punto di vista. O forse invece il caos che sta dilagando in ogni ambito geopolitico, economico, ambientale, sociale, spirituale, esattamente lo scenario auspicato e progettato da questa cricca di psicopatici per la realizzazione dei loro piani. È impossibile pronosticare come evolveranno le cose, ma sono ragionevolmente certo che questo 2016 sia un crocevia fondamentale, l'anno in cui i tiepidi non avranno più spazio di manovra e dovranno decidere una volta per tutte in quale campo schierarsi. È il tempo del raccolto, inteso in termini di consapevolezza globale. Aumenta di continuo il numero di coloro che hanno approcciato stili di vita, filosofie e pratiche in una comunione di intenti armonica e costruttiva nei confronti dei propri simili e del mondo in cui vivono e prosperano. Saranno il sale della terra, il lievito di un'umanità completamente nuova, il cui avvento nel corso dei secoli è stato profetizzato dalle fonti più disparate. Personalmente ritengo che arrovellarsi su ciò che è stato è o sarà sia una perdita di tempo, nel senso più letterale del termine. Noi stiamo incessantemente impegnati a costruire le nostre esistenze sulla base delle nostre esperienze del passato, che non esiste più, e delle nostre aspettative per il futuro, che non esiste ancora, tralasciando di vivere nell'unico momento in cui esistiamo davvero, il momento presente, il cosiddetto qui e ora. È la differenza tra vivere e lasciarsi vivere, tra cavalcare l'onda del tempo o farsene travolgere, tra affidarsi con fiducia e determinazione al proprio potere personale o il cederlo in cambio di una falsa pretesa di sicurezza e di conforto da parte di un mondo impazzito e sull'orlo della propria distruzione. Ricordo le ansie e le aspettative che caratterizzavano l'avvento del 2000, come il famigerato Millennium Flag, e quelle ancor più apocalittiche del fatidico 2012. È il momento di piantarla, di aspettare che le cose accadano e di concentrarsi in quello che accade nel momento stesso in cui accade. Tutto il resto, per dirla con Franco Califano, è noia. Grande, grande, grande. È una riflessione. Mi piace moltissimo. No, però c'è da dire che c'ha un po' del pragmatismo. Sì.
americano, nel senso che finiamola di tirarle per le lunghe su, su posizioni nostalgiche, finiamole di fare previsioni fantascientifiche, cerchiamo di agire e di essere presenti in questo momento, ora, e non alienarci nelle ideologie, nelle utopie di cui sappiamo bene qual è l'origine e qual è il fine. È pur vero però che bisogna dire che se non si conosce il passato si è destinati a commettere sempre gli stessi errori, o per dirla alla Orwell, purtroppo chi domina la storia, chi scrive la storia, possiede il presente e ne gestisce il futuro, no? Insomma. Esattamente. No, su questo siamo perfettamente d'accordo. Una presa di presa d'atto da parte di Tom Bosco mi piace, anche perché ricordiamo agli amici che questa è la seconda pubblicazione di Nexus. Qui siamo sempre nell'ambito di una editoria veramente alternativa che coinvolge anche le edizioni molto alternative che stanno vicino a Nexus. Ci sono le edizioni Nexus, e le voglio ricordare, e ci sono le edizioni di Macro, di Arianna e tutto il resto, che si muovono appunto in una contestazione reale e concreta dei fatti. Ma non vorrei finire qui, il rumore è tanto, però noi dobbiamo fare anche un'analisi logica, molto logica, della realtà del passato, perché le nostre perplessità relative al presente, di fatto sono perplessità che vanno spiegate conoscendo il passato. Chi vuole fare politica dovrebbe rendersi conto di che cos'è la società umana, e noi poi leggeremo, anzi in questo contesto leggeremo anche quello che c'è scritto qui, perché è molto bello, è veramente bello. Mi riferisco sempre a Punto Zero, intanto però prima di prendere posizione prima di prendere posizione sentiamo quello che dice lui un momentino, perché sennò non riusciamo a capire niente. Cioè, doveva essere il corteo anche del CIP, solo che è stato chiesto, spiega l'acronimo, CIP sarebbe Canapa Info Point, e sono dei ragazzi che hanno fondato un'associazione per incentivare l'uso di questo prodotto italiano, e fondamentalmente non erano in ambito medico, soprattutto anche in ambito medico, soprattutto medico, e poi i paraurti, i famosi paraurti, ti dico una chicca che non sa quasi nessuno: il mio bisnonno era il più grande esportatore di canapa, è ovvio per farlo un progetto che è fatto con insieme a tanti altri per ripiantare questo prodotto tipico italiano, non è ben accetto da chi sta capitanando la marijuana a Million Marche. Questo è la situazione. Poi però vogliono l'unità, siamo tutti, cioè il progetto finale è lo stesso, anzi il nostro almeno c'è un minimo. Non è lo stesso, se tu ti associ a loro. Esatto, il monopolio di chi ha fatto la prima marijuana a Million Marche, però non fai attaccare le altre bandiere a sto punto. C'è chi è più maiale degli altri. Allora, durante la guerra, era il 1944. George Orwell è più maiale degli altri. Esattamente. Allora, è per forza, no? Durante la guerra, cioè nel 1944, io ero sfollato in una tenuta di mio nonno. E lì la produzione era un po' di grano, ma molto di canapa. Perché con la canapa si fa tutto. Era una delle coltivazioni più estese, perché in Romagna era una delle coltivazioni più estese, perché con la canapa ci si fa tutto. Dai medicamenti di vario genere, i medicamenti che sono l'ultima cosa, i tessuti, le corde, qualunque tipo di tessitura. Sarebbero riusciti a innalzare l'obelisco di Piazza San Pietro se non avessero avuto delle corde di canapa? Assolutamente no. Che quando quello urlò acqua,
alle corde è semplicemente proprio perché stava cedendo la canapa e allora con l'acqua è ridiventata dura e non sono riuscito a tirare su le cose. No, più caldo con, con l'acqua non si sbriciola perché è troppo secca, si spezza. Esattamente. Allora ragazzi, a tirare su l'obelisco di San Pietro c'erano 200 pariglie di cavalli. Oltretutto. Quindi con quei cavi dovevano essere dei cavi tosti. Allora, provo un po' a tirarle su tu, capito? E poi loro dicono che invece loro fanno tante cose, capito? Primitivi, primitivi, ah, gli egiziani sono primitivi, mi spiegassero come, no? Come hanno fatto le piramidi. Dopo parliamo di primitivismo. L'architetto dell'obelisco di Piazza San Pietro usò la stessa tecnica che usarono gli egizi, cioè fare praticamente una specie di riporto di terreno e poi attraverso una serie di piloni e tiranti attraverso la forza dei cavalli puoi fare solo in quella maniera. Il fatto è che queste cose qui, per quanto riguarda le piramidi, sono state scoperte dopo secoli di studi, secoli per modo di dire. La civiltà viene fuori solo dal Medioevo, basta, detto, chi vuol capire capisca, andiamo avanti. Allora, ma qui anche Napoleone, gli studi sull'Egitto sono stati fatti Napoleone grazie a Napoleone, massone. No, col cazzo che uscirono fuori. Allora, noi ci stiamo chiedendo che tipo di società è la nostra, ma se non abbiamo presente la sostanza della realtà del mondo, non capiamo nemmeno perché oggi coloro che si sono incontrati qui a manifestare contro queste terribili forme di usurpazione del potere, eccetera, non capiamo perché sono sempre pochi rispetto a quanti dovrebbero essere e non capiamo nemmeno qual è la loro sostanziale debolezza. Allora, che cosa ci leggiamo? Ci leggiamo un articolo molto bello, Corsa alla Biscio. Una volta si domandava che cosa sei tu? Un potente, dunque sei ricco. Ora invece si domanda che cosa sei tu? Un ricco, dunque sei un potente. Werner Sombart, Il capitalismo moderno. Allora, a Firenze, nell'anno 1551, il 5% delle famiglie aveva a servizio più di 5 domestici. Il 54% delle famiglie non aveva alcun servitore. È già tanto che non avessero i servitori. Nell'Inghilterra del 1688, questi civilissimi inglesi, 5% della popolazione disponeva del 28% del reddito complessivo, il 62% degli inglesi ne toccava solo il 21%, già tanto. Gli inglesi già si stavano orientando, oltre a essere stati dei grandi pirati, rapinatori degli oceani, un minimo di ricchezza ce l'avevano, ma era stata rapinata. Ovviamente finiva nelle tasche dei loro signori. Vauban, che scrive nel 1698, ci fa sapere che il 10% della popolazione è costituito da ricchi, il 50% da gente che se la passa molto male, for malade, malese, scusa, il 30% sono quasi mendicanti, mentre il 10% vive solo grazie a quanto riceve in elemosina. Jean de la Bruyère così descrive nel 1689 i miserabili che vagano nelle terre di Francia. Si vedono certi animali feroci, maschi e femmine, sparsi per la campagna, neri, lividi e bruciati dal sole, piegati sulla terra che lavorano con un'assiduità invincibile. Essi hanno come una voce articolata e quando si levano dritti mostrano una faccia umana. E infatti sono uomini. Essi si ritirano la notte nelle tane e ivi vivono di pane nero, d'acqua e di radici. Il vescovo di Chartres, perché questa è bella, il vescovo di Chartres ad una domanda del re sulla condizione dei contadini nella zona, e siamo già nel 1739, così rispose: la fame e la mortalità sono tali che gli uomini mangiano erba come i montoni e muoiono come le mosche. Nota dello scrittore dell'articolo. Non risulta che il re abbia fatto nulla per migliorare lo stato animalesco di tali infelici. E io ci ho aggiunto... La vita media, bisogna ricordare che era 28 anni.
ma nemmeno il vescovo ha fatto un cazzo, hai capito? Anzi, gli portava via pure, non è vero. L'anno successivo, 1740, le cose non erano cambiate. Il popolo delle nostre campagne vive in una miseria spaventevole. Così scrive Jean-Baptiste Massillon, vescovo di Clermont-Ferrand, senza letti, senza mobili. La maggior parte, la metà dell'anno, manca di pane d'orzo e di avena, che è il suo unico nutrimento, ed è obbligato a strapparsi dalla bocca e da quella dei figli per pagare le tasse. Per pagare le imposte, perché sti coglioni che non avevano la forza di liberare, erano gli unici che pagavano le imposte. Il padre di mia suocera si è fatto un mese di carcere per non aver pagato la decima al prete. Esattamente. Al prete! Giusto. Ma se lo meritava, perché se invece ammazzava il prete, almeno un annetto in più se lo faceva, ci eravamo tolti in mezzo un mangia ufa e un truffatore. E tale la miseria, attento, dei negri delle nostre colonie. No, è tale la miseria che i negri delle nostre colonie sono infinitamente più fortunati, perché lavorando sono nutriti e vestiti con le loro donne e i loro figli, mentre i nostri contadini, i più laboriosi del regno, non possono col lavoro loro più duro e più assiduo avere il pane per loro e per le loro famiglie e pagare il tributo. Allora noi ci domandiamo perché questi non avevano il coraggio di ribellarsi. E pagate allora, paga anche il tributo, come oggi. Noi vediamo in televisione gente che si lamenta che ha avuto un tributo esoso. Ma queste persone qui dovrebbero sapere perfettamente che i tributi che subiscono sono firmati da gente ignobile, da gente non autorizzata a credere ai friuli, ma nessuno glielo dice. Che a me mi hanno chiesto 392 sì. milioni e 95, gli ho detto di 392 calci milioni di calci in culo. Allora. Faccio qua stampante del computer. E questa atroce condizione universale di miseria e oppressione durava da secoli. Nel Roman de Rue, una cronaca in versi normanna del XII secolo, i servi affermano: i signori non ci fanno altro che del male, noi non possiamo avere da loro né ragione né giustizia, e si hanno tutto, possono tutto, mangiano tutto e ci fanno vivere in povertà e nel dolore. Il fatto che una minuscola minoranza di persone detenesse la stragrande maggioranza della ricchezza, delle ricchezze mobili e immobili, determinò una quantità gigantesca di nullatenenti, una massa di lumpenproletariat che veniva normalmente ignorata e che tentava di sopravvivere nelle pieghe della società. Ricordiamoci che la cosiddetta rivolta marxiana era una rivolta che riguardava non il lumpenproletariat, ma gli operai, cioè persone pagate, comunque sia, mal pagate, sfruttate, ma pagate, è carino. A Roma, scriveva nel 1601 il Fanucci, non si vedono che mendicanti e sono così numerosi che è impossibile circolare per strada senza averseli d'attorno. Nella città del Papa, nella città del Figlio di Cristo, alla fine del vicario di Cristo, ma no, è anche figlio, cioè, si dice, se vabbè, vicario, se lui per è Dio, esempio, anche noi ci diciamo vicari di Priapo, no? Ma in realtà siamo figli a Priapo, no? Durante la carestia del 1629, noi siamo figli di Priapo senza nessuna ombra. Assolutamente. Allora, alla fine del 400 il 20% della popolazione di Amburgo era costituita da mendicanti. Nello stesso periodo a Lovanio essi erano il 18%, ad Anversa il 12%. Ma questa gente che gli dava mangiare? Questi erano mendicanti. Voi pensate che qualcuno che passava lì gli avrebbe buttato qualche fiorino? Ma manco! Allora, durante la carestia del 1629 si concentrarono a Milano, dalle vicine campagne, i poveri che vivevano di stenti. Rinchiusi tutti nel lazzaretto furono contati, erano 9.715. In città più piccole, fondate su un'economia quasi di sussistenza e pressoché prive di scambi commerciali, la quantità dei miserabili era spaventosa. La popolazione di Forlì, scriveva Monsignor Piazza,
nel febbraio 1767, anche lui lo scrive, ma in aiuto di questo, è vero che prima che uscisse fuori un certo Don Bosco, non lo so. Prima che uscisse fuori un certo Don Bosco che aveva interesse a aiutare i poveracci, non se ne è mai parlato. Doveva diventare santo. Appunto. Come faceva a diventare santo se non faceva un po' di pubblicità? Allora, Piazza Folli scrive, Monsignor Piazza, nel febbraio 1767 al Cardinale Crivelli, legato pontificio, era di 11.619 abitanti, questi li contavano, però vedi. Di questi ben 5.551, ovvero il 47,7%, erano qualificati poveri. Nella sola parrocchia di San Mercuriale, su 2.633 adulti, i mendicanti erano 1.228, pari al 46,6% del totale. Mentre i ricchi abitavano in fastosi palazzi con vaste sale e luminosi corridoi e profumati giardini, i poveri erano costretti a vivere in condizioni di allucinante sovraffollamento per dividere e così sopportare le spese dell'affitto e del mantenimento dell'abitato, o dell'abituro, come scrive qui. La peste del 1630 fu la terribile occasione di gettare uno sguardo sulle atroci modalità di vita quotidiana dei poveri. Poveri, si ricordi, tutti i lavoratori. Quindi anche da questo punto di vista dobbiamo ricordare una cosa importante. È vero che la descrizione della peste di Milano del 1630 fatta dal Manzoni è eccezionale, ma è altrettanto vero che il Manzoni... Ma è di molta parte. Esatto, nel soffermarsi sulla malattia vera e propria, non da cristiano, da buon cristiano, non poteva dire appunto, di non più. Ha detto niente della realtà sociale dei milanesi dell'epoca. Dentro una vecchia torre nella corte di Donati, scrive Francesco Rondinelli in una sua relazione, furono trovate 72 persone. In una casa di Via dell'Acqua si stipavano 94 individui, in un'altra vivevano in un centinaio. A Torino non si stava meglio. Uno dei primi casi di peste fu quello del calzolaio Franceschino Lupo, che abitava in una casa dove vivevano 65 fra uomini e donne, tutti artigiani, e questi erano artigiani, gente che lavorava. I poveri erano tanto numerosi che fornivano una gigantesca massa di materiale umano impiegato al servizio dei ricchi. E con queste considerazioni concludiamo, che sono molto importanti. Questa condizione di servitù diffusa non solo conservava le gerarchie... Nessuno mi ha mai tolto di mente di sospettare un fatto incredibile, che cioè Renzo Tramaglino si volesse a tutti i costi sposare con Lucia, perché in due riuscivano a pagare quell'abituro che da solo non ci sarebbe riuscito. Beh, è una situazione anche di oggi, è sempre più comune. Ma lo stesso motivo attuale. Sì. Cioè, oggi quel poco che si sposa, di gente che si sposa, deriva deve dividere un'economia aggiuntiva. Questa condizione di servitù diffusa non solo conservava le gerarchie sociali, vere e proprie caste, chi è nato servo sarà il servo di chi è nato ricco, ma manteneva la sottomissione del povero come elemento del lavoro. I domestici delle famiglie più cospicue avevano la livrea di casa, cioè una sorta di uniforme. Il Galanti, che scrive nel 1785, siamo vicino ai giorni nostri... No, aspetta, a proposito di livrea, ogni famiglia aveva la sua livrea diversa l'una dall'altra. Cioè, devi distinguere. Proprio per far vedere al popolo e al visitatore che veniva nella casa apparteneva. A chi apparteneva. Ma lo fanno vedere anche nei film adesso, per film storici fanno vedere queste cose. Il Galanti, che scrive nel 1785, così descrive la servitù nel regno di Napoli, e qui arriviamo alla conclusione importantissima. Siamo nel 1785, 200 anni fa, di una storia che risale a svariati millenni, quindi era ieri. Il numero dei familiari, cioè domestici, è tra noi grandissimo. Le famiglie nobili hanno una turba di segretari, di mastri di casa, di cappellani, di paggi, di camerieri, di cuochi, di lacchè, di volanti, di cocchiere, di cavalcanti, di mozzi di stalla. Beh, non ce l'abbiamo anche noi oggi. E tutti quelli che fanno i funzionari ministeriali, c'è sta gente qua. Ma il bello è questo. L'uso di lacchè è generale nella capitale.
e distingue le persone che lo portano. Il suo salario è tenue e per vivere defrauda per tutte le vie, cioè in tutti i modi, il padrone, il che fa nascere nello Stato un gran numero di persone senza morale e senza costumi. Io ho l'impressione che parliamo realmente di oggi, perché è lì che nasce la tradizione di questo sto paese. Sto leggendo un libro bellissimo su Aureliano II. Anche lui aveva i servi di Ivrea che si arrabattavano fregando acqua e frando dei quadrati, cioè, e vessando Aureliano.